Salve, sono Elisabetta e oggi vi voglio mostrare come realizzare questa collana, ma voglio soprattutto mostrarvi una tecnica, una delle tante tecniche con la quale potete inserire queste perle all'interno di una catena utilizzando le ultime due maglie e soprattutto un filo molto molto sottile. Se volete realizzare proprio questa, uguale identica, io ho utilizzato una catena a maglia rettangolare filo piatto dorata da 6 mm, 6x3, delle perline special dorate tondo da 10 mm. Ho utilizzato le perle, in questo caso sono delle perle cerate da 8 mm, e poi il filo è un filo di rame dorato diametro 0,30. La chiusura, che è una chiusura bellissima. È una chiusura T-bar Metal CZ dorata. Come pinze avete bisogno sicuramente di una tronchesina di qualità e di una pinza a punta curva. Come prima cosa tagliamo due pezzettini di catena uguali. Quindi io ho contato 7 maglie e conto 7 maglie anche di qua. 2, 4, 6, 7 e taglio quindi l'ottava. Taglio e la levo. E quindi ho questi due pezzetti di catena tra i quali devo andare ad inserire la perla. Prendiamo un pezzetto di filo, una perla, andiamo così, inseriamo da un lato la catena e rientriamo con il filo, ci aiutiamo con una pinza e tiriamo così. Poi questo è quello corto che abbiamo tirato, questo è l'altro, quindi andiamo ad inserire anche l'altro pezzetto della catena e semplicemente andiamo ad inserire questo, lo rinseriamo dall'altro lato. Vedete? Ecco qua. Tirate le due estremità e il filo si va a stringere, quindi più lo tirate più si stringe. Una volta che avete tirato, sarà sufficiente andare a fare qualche giro in questo modo. È veramente una tecnica facilissima. Così. E la stessa cosa dall'altro lato. Quindi girate intorno alla catena, così, tirate e tagliate i due pezzettini che avanzano. Ora, come sempre, andiamo a sistemare il filo per evitare che ferisca, che possa graffiare, così e così, e la perlina è perfettamente incastonata. Ora non vi resta che andare a realizzare la vostra collana andando semplicemente ad inserire le perle tra i vostri pezzetti di catena, quindi tagliate tanti pezzetti di catena quanto la volete lunga e poi andate ad inserire le perle. Io ho inserito delle perle di vetro cerate, sono delle brillante in questo caso, da 8 mm, e poi ho inserito dei componenti di metallo dorati, sempre delle perle un po' lavorate, ma è solo una questione estetica, quindi poi potete realizzarla come volete voi e anche soprattutto quanto la volete lunga. Alla fine aprite un anellino e inserite la chiusura. È una chiusura T-bar, quindi non richiede altro. Ecco qua. Allora, io ho inserito la chiusura perché la collana è abbastanza lunga da poter fare due giri intorno al collo. Quindi, volendo, la potete lasciare lunga oppure mettere doppia.